Bene, siamo qui al centro sportivo Boffi di Paina di Giussano e si è appena conclusa la partita, la terza di campionato di promozione tra il Paina di Luca Trezzi e il Gambettesio Giono di mister Ravasi, di nome Marco. di mister Marco Ravasi, un pareggio salomonico 1-1. Io in sede di commento finale di telecronaca ho detto un risultato giusto, un primo tempo condotto dal Paina, una ripresa condotta dalla Galbiatese che ha meritato il gol dopo averlo segnato. Lei è d'accordo? Sì, sono pienamente d'accordo. Il rammarico è quello che nel secondo tempo avevamo fatto qualcosina in più e potevamo magari arrivare al gol, è stato bravo il loro portiere, però nel complesso, nei 90 minuti, il pareggio è più che giusto contro un'ottima squadra, ben messa in campo. Abbiamo fatto fatica nel primo tempo, nei primi 40 minuti, a giocare come solitamente giochiamo, proprio grazie al loro dinamismo. La loro pressione, sono stati veramente bravi. Ecco, mister Trezzi, allora voi avete condotto il primo tempo, avete segnato il gol nei primi 13 minuti con porta, poi nel secondo tempo siete calati. Sì, diciamo non siamo riusciti a mantenere l'intensità che abbiamo fatto nelle altre due partite precedentemente, però come ha detto anche il mister, concordo sul pareggio. Forse nel primo tempo se riusciamo a fare quel 2-0, ma la partita andava in un altro modo, però il calcio è così. Ecco, una domanda, come è stato allora, un Paina che ha sofferto molto in sede estiva, c'erano dei venti, diciamo, un po' tempestosi in questi paraggi, poi invece è venuta fuori una società, una squadra ben organizzata dal punto di vista societario, da quello che ho visto oggi anche un'ottima squadra, avete avuto un avvio, diciamo, scintillante facendo vostro il derby col Visnova, andando a vincere domenica scorsa all'Ambrone di Erba e oggi avete fatto un'ottima partita, perlomeno soprattutto nel primo tempo contro la Galbiatese. Quindi come vedi in generale questo avvio di stagione? Sicuramente ottimi i risultati che abbiamo fatto, però la stagione è ancora lunga e con i giovani non è facile. Per adesso infatti poi paghiamo forse un po' di esperienza nei momenti critici della partita dove cominciamo a non trovare una quadratura, andiamo un attimino in difficoltà. Quindi il bello e il brutto dei giovani. Ecco, diciamo in generale come vede questo campionato rispetto magari all'anno scorso? Sempre più duro, il campionato di promozione in questo girone è sempre più duro, ogni domenica puoi vincere e perdere con tutti, lo dico ogni settimana e lo ribadisco. Secondo lei la favorita o le favorite? Sono tante, Cabiate, Visnova, Atletico Erba, la Galbiatese, sono tante società. Ecco, mister Ravasi, la fusione estiva tra Galbiate o Giono, qualche polemica di troppo? Nostalgie galbiatesi che hanno riproposto una squadra in terza categoria, come è stata accolta, diciamo, negli opposti schieramenti, sei in grado di darci questa risposta? Diciamo che noi stiamo cercando di lavorare tenendo al di fuori il tutto. È stata una scelta dura, le società stanno ancora lavorando, non è facile e anche per noi lavorare non è facile. Però devo dire che i ragazzi sono molto bravi, molto intelligenti, si sono messi a disposizione, hanno capito la situazione e piano piano le cose si stanno sistemando. Ecco, comunque sia. Diciamo che la società si sta organizzando nel migliore dei modi. Le E con le vostre ambizioni in questa stagione? ambizioni sono come quelle di tutti, come ha detto prima Mister Trezza, questo è un campionato che non ti permette di avere troppe ambizioni, ma che ti deve far pensare domenica dopo domenica. E domenica adesso abbiamo la Manara e abbiamo un'altra battaglia, un'altra partita da giocare. Una nobile decaduta dalla scorsa stagione. Una nobile decaduta che però ha sempre qualche giocatore che ha fatto categorie superiori, che comunque ha una storia come società, un ottimo settore giovanile per cui può tirare fuori giovani interessanti e come tutte le partite, come ha detto prima anche mister Trezza, ce le dobbiamo giocare fino alla fine. Quindi domenica il De Coubertin sarà sicuramente una bella battaglia. Speriamo che sia una bella partita e dopo anche una bella battaglia. Prima speriamo che sia una bella partita. Un'ultima domanda a mister Luca Trezzi per quanto riguarda invece il Paina. Domenica la trasferta più lunga della stagione del vostro campionato, andate a Tirano. Che partita pensa di prevede, insomma? Ma una partita sicuramente difficile, contro le squadre della Valtellina non è mai facile giocare, sono squadre abbastanza quadrate che non mollano mai fino all'ultimo minuto, quindi come oggi un'altra battaglia. Benissimo, ringraziamo i due mister, Ravasi e Trezzi, e auguri per il proseguo di stagione.